Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Hipovolemia. Benvenuti all'inferno. Come potete vedere, si è fatta notte. Io dall'ultima volta non ho fatto un granché se non mettermi a guardare un pochino il questbook e cercare di capire un pochino con la NEI, con come fare un po' di queste recipe in modo da velocizzare un po' la fase iniziale di creazione di questi oggettini. Un'altra luce si è accesa laggiù in fondo. Allora, io ho settato anche qua un waypoint, giusto nel caso morissimo, almeno teoricamente dovremmo... guardate la minimappa, siamo circondati da stronzi, tra l'altro. Allora, cosa ho fatto nel mentre? Mi sono fatto un piccone di legno, perché con le ossa ho fatto un po' di legno, mi sono fatto il piccone, ho raccolto anche un pochino di questa red cobblestone. Quello che ho visto soprattutto dalla quest, e ho finalmente capito, non era questo il libro, ho finalmente capito come andare avanti con queste questine qua. Quindi facciamo subito un oak sapling, che si fa molto semplicemente. Alla fine, a saperlo prima, vediamo un po' se mi ricordo com'era. Era così, esatto. Vedete anche la forma dell'alberello con le ossa come rami e i teschi come tronchi. Che cosina carina, per modo di dire. Allora, quindi iniziamo a piantarci magari il nostro bel sapling qua. Poi, per accelerare un po', se funziona, esatto, ci facciamo, tanto di ossa dovremmo teoricamente averne sempre abbastanza, un po' di bone meal e voilà, e abbiamo il nostro albero. Ora non abbiamo l'ascia, ma io lo spacco anche a mano, anzi con il blocco di terra, tanto siamo super efficienti. Fuochi d'artificio. Allora, io così recupero un pochino di legno grezzo. E con il legno grezzo andiamo a fare quell'altra quest che vi ricordate l'altra volta, che non capivo come diamine si potesse fare. Probabilmente voi non state vedendo niente, vero? Perché mi rendo conto che la notte è proprio buia. Fino a che non avremo un'altra torcia qua sarà un po' difficile. Bisognerà che registri solo di giorno. Fatemi sapere se preferite. Allora, facciamo subito, visto che... ah no, ma me ne ha dati due. Ottimo ragazzi, ottimo ottimo. Quindi possiamo già iniziare a rendere un po' più verde questo luogo tristo e pieno di sangue. Dunque, dicevamo, con il legno che ci ha dato, e ce ne ha dati 6 pezzi se non ricordo male, nel Blood Altar non fa niente. Ok, mi ricordo male, forse l'errore era nel crafting. Sì, era nel crafting, ok. Quindi abbiamo preso questi. Questo lo leviamo da qua. Ecco, una cosa scomoda del Blood Altar è che non ti piglia le cose se non ci clicchi con una mano vuota. Allora, abbiamo fatto questi cosini qui. Questi cosini qui, vabbè, intanto ci prendiamo... E ci dà questo, tra l'altro ci dà i semi, ottimo ragazzi, possiamo anche già iniziare a piantare un po' di piante, che questi semini qua ho visto nel proseguio ci saranno molto utili. E ne ho già un'altra perché ho fatto anche questa, ce ne dà altri 10 e poi possiamo scegliere tra mela e mela d'oro. Allora, le mele, soprattutto quelle d'oro, sono molto utili perché così nel mentre che voi avete l'effetto della mela d'oro che vi rigenera, vi potete pugnalare quante volte volete. Viva il masochismo e viva soprattutto questo Blood Altar, che non è il massimo della comodità, ma per il momento è l'unica cosa che possiamo utilizzare. Allora, non mi ricordo più, siamo arrivati a quelle due questine lì, perché non si apri? Ah, ok. Questa l'avevamo già fatta, della gravel, vi ricordate? Oh, troppo indietro. Non gli piace il doppio click. Bisogna fare la cobblestone. Come si fa la cobblestone? Allora, io me lo sono guardato. Bisogna prendere la gravel che ci ha dato l'altra volta. Quindi con la gravel lo buttiamo nel nostro coso. Adesso qua devo svuotarmi la mano, se no non me lo fa prendere. E questa diventerà sand. Vero? Eccola qua.
Se noi la lasciamo dentro, la sand diventerà a sua volta cobblestone. Quindi andiamo a riscattare la nostra ricompensa appena quella diventa cobblestone. No, allora devo recuperarla prima che... Ok, forse adesso sì, infatti. Ce ne dà altri tre e poi ci fa scegliere tra la stone e la cobblestone. Perché stone o cobblestone? Con la stone che ci facciamo qualcosa di meglio della cobblestone. Bisogna controllare un pochino anche le quest. La Netherrack, se ricordo bene, si fa dalla cobblestone. La clay non me lo ricordo come si faceva. Però possiamo fare una fornace, ragazzi, se non il libro, se prendiamo la cobblestone. Quindi io direi che ci prendiamo questi, così non devo stare a perdere 6 ore per mettere la roba nel Blood Altar. Facciamo, acceleriamo un pochino. Ecco fatto, abbiamo la nostra fornace. Tra l'altro non so se avete notato, ma di notte le torce, le fonti di luce fanno veramente luce, anche quando le tenete in mano fanno proprio un bell'effetto. Quindi mi aspetto che anche la fornace ci aumenti un pochino l'aria luminosa attorno a noi. Allora, riscuotiamo anche questa ricompensa. E ci dai... Ah, guardate ragazzi, gli orberry! Che culo, finalmente! Con gli orberry noi ci facciamo una stanzina buia e mettiamo a fare iron, gold, copper e tin. Quindi abbiamo già poi subito i metalli. E poi possiamo scegliere tra una mela, una torcia e un minicio block. Il minicio block, se non ricordo male da quello che avevo guardato. Minicio. Si fa... Ah, è una pianta tra l'altro, ma la pianta mi sa che... Ah, basta un coso di seed normale circondato dall'essenza di minicio. Il minicio si fa... si fa facilissimo perché la Red Rock ce l'abbiamo ormai. E allora chi se ne frega del minicio block? Prendiamoci... Oddio, sono comunque quattro... Mele ne abbiamo, ma sì, dai, prendiamoci il minicio block, chissene. Chissene, chissene. E io continuo a sentire il ghigno, io spero che voi non lo sentiate come lo sento io, ma... Allora, adesso però gli orberry. Bisogna fare una stanza buia. Quindi o la facciamo o sfruttiamo quello che la natura ci ha dato a disposizione. Oddio. Qua dentro è veramente buio. Ragazzi, forse prima di andare ad ammazzarci in una grotta, visto che ormai la legna ce l'abbiamo, io direi che possiamo anche pensare di fare delle torce. Quindi mettiamo uno di legna a fare. Dovrebbe diventare charcoal. E se non ricordo male, dal charcoal con il questbook... arrivati più o meno a questo punto qua dovremmo poter fare il koala direttamente. Allora, qui abbiamo ottenuto un pezzo di charcoal. Ebbene, ragazzi, ci possiamo fare una, cioè una, quattro torce che non sono niente male, specie quanto... Ah, è arrivato un albero. Specie per quanto sono buie le notti. Allora, ne mettiamo subito una. Giusto per non sbagliare all'ingresso della nostra caverna qua. Un'altra la mettiamo qua sopra. Un'altra la mettiamo qua sopra dall'alto opposto. Giusto per prevenzione. Che gli stronzi finché spawnano là sotto vanno bene. Un lago, cioè un lago, un fiume di sangue. Non me ne ero accorto l'altra volta. Ecco, e la cosa bella, vedete ragazzi? C'è un altro ingresso? Ah, ma è tutto un foro sta cosa. Che la torce, se le tenete a mano, vedete, è buio questo, ma se le tenete a mano vi fanno luce. Ragazzi, ma è tutto un colabrodo sta montagna. Cazzo, io cercavo un punto scuro. Un punto buio mi serve.
Allora, mi sa che dovremmo farcelo noi a mano un punto buio. Secondo voi spawnano lo stesso qua, cioè crescono lo stesso gli orberry? Buio è buio. L'unica cosa che... Aia! Cosa mi ha attaccato? Qualcosa mi ha fatto danno. Io non vedo niente però. Ah, no, vedo... Ok, sulla minimappa vedo uno scheletro. Forse è colpa sua. Cazzarola, abbiamo rischiato di morire male. E quindi io direi che prima di scendere di nuovo là sotto facciamo una cosa che tanto tornerà utile. Ci mangiamo una mela d'oro, che tanto così ci rigenera la vita. E intanto ci... Ok, ho fatto una cazzata un po' grossa. Forse dovevo aspettare a pugnalarmi e di rigenerarmi un po' di più. Che dite? Ah, vabbè, dai, non siamo spawnati neanche così lontani da casa. Ci vuole pazienza. Non sono molto pratico ancora di queste mod. Ah, che bug strano. Il color sangue c'è sopra, ma sotto è color azzurro come l'acqua. Allora, torniamo a recuperare tutta la nostra robetta. E poi forse è il caso di mettere a fare qualche altra questina, giusto per non... Allora, ta-ta-ta, siamo di nuovo a casa. Scusate, perché vedo uno scheletro con in mano la mia roba? Ah, sono io questo. Figo. Figo, quindi quando moriamo lasciamo le nostre spoglie. Si spogli lei. Lasciamo le... però rimane qua. No, vai via, sciò. Macabra, forse devo distruggerlo col piccone. Cioè, una volta lottato tutto dovrebbe... Ragazzi, sto prendendo a picconate il mio scheletro. Allora, DC Lootable Bodies. Boh, questa mod sembra... Ma tra l'altro funziona proprio come una chest, sta roba. Potremmo usarlo come chest, ragazzi. Anche perché l'inventario inizia a essere pienotto e di chest al momento non ne abbiamo. Dicevo, visto che morendo siamo tornati full vita, ho sprecato una mela d'oro, però vabbè, peccato. Io mi pugnalo un po', così questo dovrebbe essere bello pieno e bello satollo. E andiamo avanti, ci buttiamo dentro un pezzo di cobblestone che dovrebbe a sua volta diventare netherrack, questi li leviamo per il momento. Se ricordo bene. Su, mi sa che ci vuole un po' più di tempo. Sta funzionando perché vedete ci sono quei ghirigori per aria. Eccola, netherrack per noi. E con la netherrack ci sblocchiamo una golden apple. Di nuovo, cobblestone o stone? Cobblestone o stone? Ma facciamo la stone. Va, tanto la cobblestone adesso ne abbiamo. Poi ributtiamo dentro la netherrack e ci facciamo anche l'endstone. E così abbiamo finito il nostro primo rametto di quest. Tra l'altro non si può eliminare sto waypoint della morte. Com'era già con la B, esatto. No, perché io così ne creo uno. Oh, aiuto. Ci sarà un tasto per eliminare i waypoint. Sicuramente c'è, ma ecco, intanto qua si è fatta l'endstone e quindi climbiamo anche questa. 1, 2, 3, mela d'oro di nuovo. E di nuovo prendiamo di nuovo la stone, giusto perché tanto la cobblestone a breve potremmo farla, perché ho visto che ah, sempre la risata di sottofondo. La clay, allora la clay non mi ricordo come si faceva.
E questo invece bisogna farlo dall'orberry, quindi finché non li piantiamo gli orberry non avremo metalli. Questo coso qua, Sigil of Green Grove. Allora, ragazzi, io mi sa che vado ad avventurarmi qua sotto per piantare gli orberry, perché se no siamo un po' fermi di nuovo con il progresso delle quest e poi soprattutto il ferro ci servirà. E intanto vedo di capire come eliminare sta colonna rosa da qua, anche se, bah, stanno, vabbè, lasciamo perdere. Ci vediamo la prossima volta. Sempre qui, sempre all'inferno, sperando che le cose vadano migliorando. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima. Ciao ciao.